Ciao Stefano, buonasera. Come Ciao Elena. Tutto va? bene, tu? Benissimo. Cosa hai portato nella tua tazza per la nostra chiacchiera? Ha visto l'orario, ho portato solo acqua per il momento. Io devo ammettere che volevo venire anch'io con l'acqua, ma poi non ho resistito e ho messo un goccio di vino bianco. Quindi è un'intervista plus. Allora, Stefano, tu sei qui oggi come ambasciatore di BlaBlaCar. Stefano in 3 anni e mezzo ha fatto 131.000 km di viaggio d'amore per incontrare la sua compagna, muovendosi quasi ogni fine settimana da Terni verso Verona e poi tornando da Verona a Terni, per un totale di quasi 1.400 ore, dico bene? Eh sì, più o meno, hai fatto tu i calcoli, ma più o meno abbiamo visto che il tempo è quello. Come mai tutto questo? Cosa ti ha spinto a fare tutti questi chilometri e tutte queste ore di viaggio? Beh, sai, come ci siamo detti durante i viaggi, quello che mi spingeva su e giù tra l'Umbria e il Veneto è stato l'amore. Amore nato con una ragazza veneta, quindi io dalla mia cittadina di Terni in Umbria venivo su a Verona quasi ogni fine settimana, diciamo. Venivi, dici, perché adesso questa cosa non la fai più? No, adesso questa cosa non la faccio più perché mi sono finalmente trasferito e stabilizzato a vivere con lei qui a Verona. In realtà no, qualche volta torniamo, diciamo, nella mia città dove rimangono comunque i miei genitori, i miei amici, e qualche fine settimana viene fatto anche lì. Ed in effetti, durante questi 3 anni e mezzo in cui tu hai fatto questo viaggio, io e te ci siamo incontrati diverse volte perché io spesso sono stata una delle tue viaggiatrici con BlaBlaCar, Esatto. Una delle mie passeggere. no? Una delle tue clienti fisse. Tra l'altro, io ti ho chiamato per partecipare a questo ciclo di interviste. Perché in parte diciamo rappresenti il coronamento di quello che diceva Paolina nell'intervista precedente. Lei fa questo invito dopo aver raccontato la sua ricerca sulle migrazioni d'amore, dice: fate questi viaggi d'amore, che dobbiate cambiare continente, salire o scendere l'Europa, l'Italia o anche solo attraversare la città, fate questo viaggio perché l'amore è un movimento. E quindi caschi assolutamente a fagiolo su questa cosa, ma anche ricordo una delle nostre prime chiacchiere, forse come compagni di viaggio, che tu mi raccontavi di come la maggior parte delle persone che viaggiassero con te viaggiassero proprio per questioni d'amore. E quindi ti volevo chiedere se ti sei mai sentito un autista dell'amore, ricongiungendo tutte queste persone, come hai vissuto questo ruolo. Diciamo. Mi sono sentito come si può dire, un fortunato che riusciva a condividere con altre persone questo viaggio che nella maggior parte dei casi era proprio motivato dall'amore, perché chi si spostava per trovare la propria compagna, il proprio compagno, perché poi tutti i passeggeri avevano ognuno la sua storia, ognuno aveva il suo problemino, ognuno aveva la sua piccola vita da raccontare e tutto questo era molto bello, faceva anche passare un pochino più velocemente, molto più velocemente il viaggio, diciamo. E quindi, diciamo, ora proprio diciamo, ecco, più che altro fortunato a portare queste persone, più che un autista dell'amore. E cosa hai imparato da tutte le storie che hai sentito raccontare
durante i tuoi viaggi? Ho imparato che l'amore muove le montagne, se vogliamo, perché per me in tanti anni di pendolarismo, chiamiamolo così, non ho mai pensato che fosse faticoso, che fosse stancante. Lo facevi perché ti piaceva farlo, perché lo facevi proprio spinto da una passione forte, e quindi mi sono reso conto che, come per me e per altre persone, l'amore è un forte propulsore. E la maggior parte del tempo della tua relazione con la compagna di viaggio che hai è stata una storia a distanza, no? Sì, E allora che sarei. consiglio hai da dare a tutte quelle persone che appartengono a una relazione a distanza, che vivono una relazione a distanza? Sicuramente in una relazione a distanza ci vuole della fiducia nell'altra persona e in quello che stiamo facendo. E non parlo di gelosia, ma proprio di fiducia, perché se uno deve avere dei dubbi o deve vivere la propria storia, la propria vita, tutti i giorni con un patema d'animo, significa non vivere appieno quell'esperienza. Quindi anche quello che è spinto, come dicevamo prima, dall'amore, viene a mancare, viene corroso dal fatto magari che manca questa fiducia. Quindi per chi vive un amore a distanza, secondo me la fiducia è fondamentale, e poi ecco, per viverla appieno e gioire di tutte le cose che ci sono. Come E dicevamo, quanto è importante è vedersi in una relazione a distanza? sicuramente è importante. La cosa che forse tutti i giorni lasciamo tutti un pochino indietro è il valore che diamo al tempo che trascorriamo con le persone o con la nostra compagna, o con marito, fidanzato, fidanzata che sia. Nelle relazioni a distanza tutto questo spesso viene concentrato in un periodo più breve, che per me era il fine settimana, ho conosciuto altre persone che magari si incontravano una volta al mese. Allora, può essere da una parte un concentrare molto, molto bello, perché ti vivi ogni minuto di quel momento. Può essere logorante se troppo a lungo ti manca la presenza fisica dell'altra persona. Sono esistite varie storie, varie persone per cui alcuni era più necessario vedersi, altri meno, altri non lo so, ognuno dopo ha il suo modo di viverla, la propria esperienza. E hai vissuto, penso, no? Hai vissuto l'eccitazione tante volte di chi per queste 4 ore e mezza, 5, a volte magari 6, quando c'era traffico, separavano Terni da Verona. Vivevi anche l'eccitazione di tutti i tuoi compagni di viaggio che magari dopo tantissimo tempo stavano finalmente per ricongiungersi con il proprio amato e la propria amata, ma anche immagino sarei stato testimone di dolori, di momenti di delusione, non lo so, immagino magari il venerdì sera arrivavi a Verona con qualcuno scoppiettante e lunedì mattina lo riportavi a Terni deluso, distrutto da questo fine settimana, succedeva? Beh, succedeva di tutto, sia il partire scoppiettanti, ma anche alcune volte il partire già arrabbiati. Quindi Quindi vedersi per tutto. litigare. Persone che arrivavano già con il piede di guerra. Quindi. Tra l'altro tu ricordo che vedi BlaBlaCar come in sé una manifestazione d'amore, in che termini? Beh sì, io ho visto sempre BlaBlaCar come, allora, giustamente ti aiuta a diminuire le spese del viaggio,
però per me una delle componenti importanti era anche l'amore per la terra, per l'ambiente, perché far viaggiare 3-4 persone nella stessa auto significa mettere 2-3 auto in meno in giro. Quindi aveva anche questo scopo ambientalista, chiamiamolo. E poi ripeto, conoscere persone nuove è sempre un'esperienza, e era diventato quasi un appuntamento piacevole il venerdì, addirittura invece di dire mi metto in viaggio, chi conoscerò oggi per fare due chiacchiere. E che cos'è per te l'amore? Per me l'amore è quello che fa muovere tutto, quello che spinge tutto. L'amore è un sentimento universale, quindi può essere, come dicevo prima, dall'amore per la terra, per la natura, fino all'amore per un'altra persona. Hai un messaggio da dare a chi ci ha seguito durante questa intervista? Io un messaggio, non lo so, è quello che penso sempre, è quello di buttarsi, di vivere l'amore al 100%, di vivere come uno pensa di viverlo, perché ognuno di noi ha il suo modo di vivere e di esprimere. Vivendolo come lo sentiamo noi intimamente, lo vivremo al 100%, lo vivremo bene, e sicuramente dopo chi è vicino a noi sentirà questa cosa e l'apprezzerà. Che meraviglioso invito, grazie Stefano, è stato un piacere averti. Fino adesso che siamo alla fine possiamo anche svelare che siamo un po' stanchi, perché il quarto tentativo che facciamo per l'intervista abbiamo avuto problemi di connessione, di audio, ne abbiamo fatta una qualche ora fa che si è registrata in maniera terribile, per cui grazie davvero, perché alla fine è stato un viaggio anche questo. Abbiamo fatto dei chilometri, delle ore ogni volta per accordarci, per fare, per provare, e anche questa volta sei stato un ottimo compagno di viaggio. Grazie, sempre un'ottima passeggera.